Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Rete 8 speciale elezioni, riflettori puntati sulle amministrative del 14 e 15 maggio, in particolare questa sera sul comune più importante che è quello di Teramo, capoluogo di provincia, dove c'è anche l'eventualità di un possibile turno di ballottaggio. Questa sera la prima delle due tribune di confronto tra i tre candidati sindaci che saranno intervistati dal collega del quotidiano Il Centro, Gennaro Della Monica. Buonasera Gennaro. Gennaro rappresenta il quotidiano che con Rete 8 ormai da anni, proprio partendo da Teramo nelle precedenti elezioni amministrative, ha stabilito una sinergia per informarvi in maniera completa sul confronto elettorale in vista dei vari turni elettorali, e che domani proporrà ai suoi lettori in edicola un ampio resoconto di questo incontro. Intanto io presento i tre candidati che hanno accolto il nostro invito. Buonasera a Gianguido D'Alberto, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Che è il sindaco in carica di Teramo, sostenuto da una coalizione civica come è la sua origine e di centrosinistra con il Movimento 5 Stelle. Ringrazio e saluto l'avvocato Carlo Antonetti, buonasera. Buonasera, grazie. Che è candidato per una coalizione di centrodestra che è andata in appoggio, meglio che si è aggiunta ad un polo civico che sostanzialmente ha determinato l'ascesa in campo di Carlo Antonetti, candidato civico, con appoggio anche delle liste di centrodestra. E saluto e ringrazio anche Maria Cristina Marroni, buonasera. Buonasera a voi. Che è stata assessore per un tratto iniziale del percorso della giunta d'Alberto, esponente adesso che è nata anche di Italia Viva, sostenuta però da tre liste che hanno una connotazione civica. Allora possiamo iniziare con le risposte di 2 minuti e mezzo alla stessa domanda che verrà posta dal collega del quotidiano Il Centro, Gennaro Della Monica. Gennaro. Quello che emerge anche da questa campagna elettorale rispetto a quella precedente è che c'è una preponderanza dell'aspetto civico, e in questo caso tutti e tre gli schieramenti si caratterizzano principalmente come coalizioni che nascono dal civismo. D'Alberto l'ha fatto 5 anni fa, è partì lui con alcune liste civiche, e poi ricordiamo come insomma il PD si accodò tra tanti dubbi, tante discussioni interne, come avviene normalmente nei partiti. È successo quest'anno, in questa campagna elettorale, con Antonetti, che è partito con una caratterizzazione civica e anche in questo caso con qualche tribolazione. Poi il centrodestra ha aderito, perché poi questo è, alla sua proposta. Maria Cristina Marroni ha una caratterizzazione puramente civica, perché non ha partiti, pur essendo lei coordinatrice di Italia Viva, ma abbiamo detto che il partito in questa fase non è coinvolto direttamente. Quindi questo ci dice che il civismo ha una preponderanza rispetto alla politica, e anche forse un problema della crisi della politica e dei partiti in generale. I risultati probabilmente premieranno anche questa volta principalmente le liste civiche. E la ricostruzione, ma anche il futuro della città, i servizi, quello che sarà la Teramo da qui in avanti e in prospettiva per decenni ancora. Un argomento fondamentale è legato al nuovo ospedale, che è un tema che viene da prima della campagna elettorale, in realtà se ne sta discutendo già da qualche anno. Sappiamo che la decisione non è prettamente del comune, ma della regione e dell'ASL. Il comune interviene su questioni di carattere urbanistico, anche su questo ci sono state, però ovviamente ha un ruolo, ecco. Come interverrà e quale sarà l'orientamento dell'amministrazione rispetto alle proposte che sono in campo, cioè lasciare l'ospedale dove è, a Villa Mosca, o portarlo a Piano d'Accio, così come propone la ASL. Prima a rispondere Antonetti. Beh, si tratta di un altro tema fondamentale per la nostra città, sentito dai cittadini in maniera forte, perché stiamo parlando di sanità. Quindi la sanità è una prerogativa, una priorità per una comunità.
e quindi oltre a parlare ovviamente di contenitore si dovrebbe e si deve cominciare a parlare anche di contenuto della sanità, dei servizi della sanità. Bene, anche in questo caso dicevo che plasticamente si deve evidenziare ciò che questa amministrazione non ha fatto, l'immobilismo, il non decisionismo, il decidere di non decidere, il decidere di giocare al pareggio e di delegare ad altri delle scelte che sono rigorosamente riservate al Consiglio Comunale e al Sindaco. E allora questa confusione che è stata creata con il non decidere deve essere completamente azzerata. Qui non si tratta di giocare una partita tra un luogo e un altro. Qui si tratta di trattare l'argomento della sanità e delle strutture della sanità in modo serio, in modo progettualmente compatibile e sostenibile su progetti esistenti. L'amministrazione ha deciso di non decidere, ha deciso di delegare la ASL a individuare un sito che senza alcun tipo di progettazione concreta, sostenibile e comparata con gli altri siti che sono stati individuati. Noi dobbiamo azzerare questo modo di operare sia per quanto riguarda l'ospedale, ma per quanto riguarda tutto ciò che attiene allo sviluppo organico della nostra città. Non si possono più fare interventi a macchia di leopardo o perché c'è un edificio in un posto e si ristruttura allo stesso modo. Dobbiamo avere una visione organica. Quindi, questione ospedale, azzerare tutto ciò che non è stato fatto purtroppo, perché noi non abbiamo progetti esecutivi, abbiamo solo studi di fattibilità, peraltro su un sito solo. Quindi azzerare ciò che non è stato fatto, riprendersi insieme ai cittadini il compito e l'obbligo di scegliere nell'interesse della città la migliore soluzione per quanto riguarda la nuova struttura che deve essere fatta e poi insieme decidere, e il sindaco deve decidere insieme al consiglio, quale sarà la scelta migliore da un punto di vista urbanistico della complessiva visione di città che è noto, è una città che negli ultimi anni ha avuto uno scivolamento fortissimo verso est, verso il mare. Quindi noi dobbiamo interrompere questo modo di operare che è un modo non consono per un'amministrazione seria. Ci dobbiamo riprendere insieme ai cittadini e decidere insieme ai cittadini che sono stati costretti, e concludo, a intervenire in maniera forte per sostituirsi a chi non ha deciso. Grazie. Marroni. Il popolo teramano si è espresso con molta chiarezza su dove vuole posizionare il DEA al nuovo ospedale di Teramo e la mia posizione è stata chiara fin dal primo momento. Io credo che un candidato sindaco e chi vuole amministrare una città debba dire chiaramente qual è la propria posizione. Non sono d'accordo che non sia importante il contenitore. È importante il contenuto senz'altro, ma è importante anche il contenitore, perché dove si posiziona il contenitore, in quel posizionamento ci sono poi delle conseguenze di carattere urbanistico per lo sviluppo dell'intera città. Un candidato sindaco ha il dovere di dire se vuole l'ospedale, il nuovo ospedale a Villa Mosca e portare le ragioni per cui vuole il nuovo ospedale a Villa Mosca, oppure deve dire se vuole, se preferisce la collocazione di Piano Daccio portando le motivazioni per quel sito. E il mio gruppo consigliare aveva proposto una mozione in consiglio per chiedere di effettuare un referendum popolare per far parlare chiaramente il popolo teramano, ma questa mozione è stata rigettata dall'attuale maggioranza che forse aveva paura del risultato di quella votazione. La mia posizione è stata chiara sin da subito: Teramo necessita assolutamente di un nuovo ospedale e dovrà assolutamente fare in modo che questo accada per evitare che poi i soldi vengano dirottati su altre zone della regione, quindi non dobbiamo essere accorti su questo, dobbiamo vigilare. E la mia posizione è chiara per tanti motivi: basta il consumo di suolo. Abbiamo una superstrada che è nata vecchia, non ha una corsia d'emergenza e tante volte vediamo intasarsi quella strada per il centro commerciale, per quando ci sono gli eventi sullo stadio, per tanti motivi.
di cui potrei argomentare per molto tempo. Quindi la mia posizione è chiara, è stata chiara fin dall'inizio, e pregherei anche i miei due colleghi di essere chiari a riguardo. Grazie. D'Alberto. Sì, la questione della sanità, del miglioramento dell'offerta sanitaria della nostra città, città capoluogo all'interno della provincia, è una cosa seria, è un tema fondamentale. Intanto lo avete detto, spetta alla Regione, alla ASL decidere, sul piano urbanistico spetta al Consiglio Comunale, all'amministrazione ovviamente determinare le decisioni, e così sarà. Io sono stato molto chiaro, l'amministrazione in questi anni ha deciso di reinserire il Mazzini all'interno delle aree per la realizzazione del nuovo ospedale. Quindi agli atti, l'area del Mazzini, grazie alla nostra amministrazione, è stata reinserita tra le aree per la realizzazione del nuovo ospedale, a differenza insomma della scelta del centrodestra nel 2017, che è stata confermata con la delibera della giunta regionale di qualche mese fa, delibera farlocca, senza risorse per la realizzazione del nuovo ospedale. E quindi il tema fondamentale è dire chiaramente no allo spostamento del Mazzini, così come abbiamo ribadito anche nel corso dell'ultima riunione in Camera di Commercio, da solo io a difendere il territorio con la presenza di tutta la squadra regionale, ma così sarà, perché deciderà il Consiglio Comunale, il Sindaco ovviamente insieme a tutta la comunità, attraverso un dibattito serio, un confronto serio e anche programmato. Quindi no allo spostamento del Mazzini, sì al nuovo ospedale, sì al nuovo ospedale di secondo livello, senza abbassare la testa rispetto agli altri territori della regione Abruzzo, in particolare al territorio aquilano. Abbiamo nel corso di questi anni organizzato un consiglio comunale paritetico richiesto dal sottoscritto all'Aquila, dove abbiamo detto decidiamo noi sulla sanità, non decidete sulle nostre teste. E così è stato. Quindi la Regione Abruzzo deve assolutamente sospendere, revocare la delibera con cui ha già deciso come centrodestra regionale di spostare l'ospedale in un altro luogo, e soprattutto dare risposte sulle risorse. Abbiamo al momento solo 120 milioni di euro per un intervento del nuovo ospedale, che anche realizzandolo sull'area del Mazzini comunque richiederebbe ulteriori risorse da mettere a disposizione, anche con l'incremento dei prezzi che c'è stato nel corso di questi anni. Quindi c'è bisogno di serietà, di risposte nette e concrete, e l'amministrazione comunale, il sindaco, ha sempre mantenuto una posizione chiara, forte, a difesa del territorio, nell'ottica del miglioramento dell'offerta sanitaria del territorio stesso. Una posizione netta, lineare, che non è legata solo ovviamente alla rete ospedaliera, ma anche alla rete territoriale, perché il potenziamento della sanità del nostro territorio passa per la rete ospedaliera, ma anche per una rete territoriale che deve essere assolutamente potenziata per dare servizi di prossimità ai nostri cittadini. Bene, grazie intanto a tutti e tre i candidati per essere stati brillantemente tutti nei tempi. Noi adesso ci fermiamo per una prima pausa, torneremo tra poco con ulteriori domande del collega Gennaro Della Monica del Centro. Linea alla regia, ma soltanto per poco. Riprendiamo il nostro confronto tra i tre candidati sindaci al Comune di Teramo. Riprendiamo con un'altra domanda del collega del Centro, Gennaro Della Monica. Gennaro. Sì. Scendiamo ancora più nel concreto di quello che poi interessa ai telespettatori, ai lettori e agli elettori. Cioè, entriamo nelle questioni anche più, se volete, che apparentemente di dettaglio, ma che comunque hanno, secondo me, credo una certa rilevanza, e cioè la funzione del centro storico nella vostra visione programmatica futura della città. Cioè, in relazione anche a un argomento, anche questo, che è stato al centro di varie polemiche, soprattutto nell'ultimo periodo, cioè la gestione dei parcheggi, che ha subito un cambiamento epocale, possiamo dire, perché insomma sono passati diversi anni dall'ultima gestione, polemiche, quindi, ma anche piano della mobilità sostenibile, piano traffico, che sono ancora in itinere. Cosa farete? Cambiamo tutto un'altra volta? È riformabile questa questione dei parcheggi oppure va azzerata? Quali sono le vostre idee, le vostre proposte? Carlo Antonetti. Io prima devo necessariamente ritornare su questa narrazione del sindaco uscente, perché i cittadini non possono essere ingannati, dobbiamo dire le cose come stanno, altrimenti
Altrimenti il rapporto di collaborazione e di colleganza tra cittadinanza e politica viene alterato, e noi non vogliamo fare questo, vogliamo essere leali e sinceri. Il sindaco ha una memoria corta e una grande fantasia. Ha una memoria corta perché dimentica che lui è stato 5 anni sindaco di questa città, parla come se fosse un candidato sindaco alla prima candidatura e non con alle spalle addirittura quasi 15 anni di partecipazione al Consiglio Comunale e soprattutto di 5 anni di amministrazione. Evidentemente dimentica che lui non è il sindaco del terremoto ma è il sindaco della ricostruzione, avrebbe dovuto pensare alla ricostruzione. Dopodiché sull'ospedale dimentica che non ha deciso un bel niente, che lui ci ha detto prima all'Aquila che spetta a noi decidere, ma lo doveva dire nel Consiglio Comunale con degli atti concreti, dicendo quello che oggi vi... Allora, oggi bisogna essere seri sul discorso dell'ospedale perché è facile da un punto di vista elettorale prendere il consenso. Io non sto qui per prendere il consenso, io sto qui per decidere le sorti di una città e il bene dei cittadini. Quindi non vi racconto la favola di dove si deve fare l'ospedale, e quindi giocando elettoralmente, io vi racconto il metodo, vi racconto che decideremo noi insieme ai cittadini dove farlo. Quindi dimentica tante cose il sindaco, dimentica che questa città non è una città capoluogo, nel senso che non ha leadership né in provincia né in regione né in Italia, e ha la fantasia perché vede una Teramo che non c'è, quindi ha una visione della città ma una visione di una Teramo che non c'è. Detto questo, lei ha fatto una domanda a mio avviso centrale per quanto riguarda la nostra città, perché non solo perché riguarda il centro, ma perché riguarda il motore di qualsiasi città. Il centro storico è il motore, è la storia e il cuore di ogni città, che deve aggregare frazioni e comune, deve avere un decoro, deve avere una qualificazione urbanistica e un arredo idoneo, deve essere attrattivo, deve essere ben tenuto e deve consentire ai cittadini di frequentarlo in modo diciamo così agevole e non evitando buche o con poca illuminazione o assistendo sempre a un discorso di piccoli eventi o grandi eventi fatti in una piazza che è diventata una sorta di grande paese dove diciamo la nostra città, poi magari ne parleremo, è diventata un po' la città delle sagre, e questo è veramente avvilente. Diciamo che qui sono imbattibili, noi non li batteremo. Centro storico, piano particolareggiato del centro storico, non c'è, sono tantissimi anni che non è stato ristrutturato, perché non è stato rivisto. È necessario sui parcheggi intervenire in maniera forte per cambiare una convenzione o modificare o integrare una convenzione che ha portato i cittadini a non venire più al centro storico. Bene, grazie. Sì, assolutamente. Maria Cristina Marroni. Il centro storico di Teramo è svuotato, io lo dico con cognizione di causa, abito proprio nella parte finale del corso, e alle 18 di sera la città è vuota, diventa una città fantasma. E invece siamo abituati quando eravamo ragazzini a fare le famose passeggiate per il corso, che era sempre pieno di gente ed era vitale. Il problema parcheggio è un problema sostanziale che ha contribuito ad allontanare le persone dal centro storico ma anche dalla città di Teramo, e i parcheggi a Teramo costano di più che nelle città vicine. E io avevo già proposto di sospendere il pagamento dei parcheggi, di rivedere la convenzione, e avevamo fatto proprio una conferenza stampa ad hoc perché quel piano parcheggio è stato fallimentare e le persone adesso si spostano lungo la costa per fare acquisti e per fare le passeggiate anche nel fine settimana. È importante incentivare l'arrivo anche di nuove attività nel centro storico, perché molte attività hanno già chiuso e altre sono in chiusura. Sappiamo che altre attività commerciali stanno per chiudere e continuiamo a vedere appunto esercizi vuoti e negozi vuoti.
quindi bisogna recuperare una parte del patrimonio immobiliare comunale, che, una parte del quale insiste sul centro storico, fare una politica per calmierare gli affitti e per cercare di attrarre persone. Poi c'è un altro problema che riguarda sempre il centro storico, ma anche tutta la città di Teramo. Sempre nell'agosto del 2019, era una mia delega, quindi io lo so con cognizione di causa, era pronto lo IAT, l'ufficio turistico, in via Carducci, era già pronto, era proprio, doveva essere soltanto inaugurato. Sono passati 4 anni e mezzo e quell'ufficio è ancora chiuso, proprio a significare che questa maggioranza non ha avuto alcun interesse per il turismo, per questo argomento, per l'argomento turismo e per attrarre persone nel centro storico. Io ho creato un nuovo assessorato, che ho preparato una nuova giunta comunale, l'ho già presentata, che si chiama proprio l'assessorato all'attrattività, per attrarre persone, turismo a Teramo e rivitalizzare anche il centro storico. Grazie, Dan Alberto. Sì, questa narrazione di una città spenta è assolutamente fuorviante, totalmente inadatta e fuori dal tempo. Io credo che questa città, se chiudessimo gli occhi e pensassimo al 2018, riaprendoli oggi, la troviamo profondamente, profondamente migliorata. La vitalità che abbiamo espresso, soprattutto attraverso i contenitori estivi carichi di iniziative, di eventi, il contenitore natalizio sono sotto gli occhi di tutti, grandi iniziative, grandi eventi che hanno portato turismo e attrattività e dato centralità a Teramo città capoluogo, e storia che è stata scritta. Il centro storico richiede una continuità negli interventi che sono stati messi in campo nel corso di questi anni, il recupero degli spazi e degli hub culturali che abbiamo già avviato con la riapertura del Castello della Monica e di tutto il percorso storico, archeologico, culturale che valorizzerà la vocazione culturale di Teramo città capoluogo, che è esplosa nel corso di questi anni e dove tanto si deve fare ancora. La riapertura degli spazi culturali: era chiusa l'Arca, totalmente bloccata, non esisteva l'attività sulla sala espositiva di via Nicola Palma, la Pinacoteca era stata diciamo così tradotta e trasformata in un deposito, oggi è il nostro museo. La riqualificazione finalmente del teatro comunale con il progetto che è stato già presentato, con fondi che sono stati intercettati a valere sul PNRR, una riqualificazione del centro storico che verrà completata attraverso il recupero definitivo e completo del teatro romano. Da 40 anni si parlava del recupero del teatro romano, da oltre 40 anni questa amministrazione ha intercettato tutti i fondi, ha avviato il cantiere, ha abbattuto i due palazzi e ora partirà la gara per la riqualificazione complessiva e la rifunzionalizzazione del teatro. Spazi che sono restituiti alla città, come il mercato coperto con 5 milioni e 4 investiti e il cantiere che è partito, che consentirà appunto a quello spazio veramente di dare una luce ulteriore di vitalità a Teramo città universitaria, che è ovviamente un punto fondamentale. La Teramo del futuro, la Teramo del 2026 l'abbiamo già scritta nel corso di questi anni, con progettazioni e programmazioni che andranno a compimento e che hanno la credibilità di una progettualità che abbiamo portato a termine. Dentro questo contesto abbiamo risolto un problema lunghissimo, che era quello relativo ai parcheggi. Da tanto tempo si viveva in una situazione di irregolarità, di caos e di disordine. Avviando la prima fase, avviando finalmente il PUMS e il PUT, che la città non aveva mai avuto, piano urbano del traffico e piano urbano della mobilità sostenibile, avvieremo subito, già programmata, la seconda fase con la società, che porterà ad agevolazioni e parcheggi gratuiti per i residenti e agevolazioni per le attività commerciali, oltre ad una revisione degli spazi che oggi è possibile nel momento in cui c'è ordine nella gestione dei parcheggi, perché questa città è stata condannata dalla destra che oggi si propone di tornare al governo in un modo disastroso, e abbiamo dovuto nel corso di questi anni risolvere tante problematiche e oggi finalmente con i parcheggi c'è una situazione che, risolvendo le questioni che comunque sono in campo e di cui siamo perfettamente consapevoli, oggi questo è possibile. Grazie, grazie Gennaro Della Monica per un'altra domanda. Colgo uno stimolo che proviene dal candidato Antonetti e quindi anticipo una domanda che avrei fatto successivamente, e cioè: dal centro storico a Teramo capoluogo, un altro grande tema di cui si batte tanto, che è al centro di tante dichiarazioni di intenti, di iniziative, di progettualità, però insomma questa Teramo tra la Grande Pescara e l'Aquila capoluogo di regione, come si difende e come si
sviluppa in prospettiva come punto di riferimento di area vasta, e qui uso un termine che ha utilizzato l'attuale sindaco, ma come si concretizza poi questo, tutto questo progetto, questo discorso? Questo giro di risposte, la prima a intervenire è Maria Cristina Marroni. Devo tornare un attimo sull'argomento però cultura e turismo. Probabilmente il sindaco non frequentava l'Arca negli anni passati, perché l'Arca era vitale ed era già gestita dall'attuale direttore Umberto Palestini, che era già l'allora direttore, e l'Arca non era assolutamente chiusa, inattiva e inoperosa, perché si svolgevano mostre importanti, tra cui ci fu una monografica dell'artista Stampone. Quindi c'è stata, anzi devo dire, una linea che, di continuità rispetto alla gestione appunto di Palestini e quello che avviene oggi, quindi bisogna poi dire la verità. E, tornando a Teramo, capoluogo e centralità di Teramo, Teramo deve riacquisire il ruolo di capoluogo nell'intera provincia teramana, ricollegandosi con le aree interne e ricollegandosi con la costa. C'è bisogno di che il sindaco di un comune capoluogo diventi veramente una sorta di leader che possa rimettere insieme i sindaci di tutti i comuni appunto della provincia, per un'azione forte che passa nel riconoscimento delle nostre tipicità, delle nostre caratterizzazioni. Noi abbiamo degli argomenti molto forti che sono, per esempio, io ho proposto di creare un'agenzia europea della veterinaria su Teramo, un progetto assolutamente ambizioso, molto ambizioso, ma che non è impossibile. Dobbiamo sognare in grande. Dobbiamo partire dalle cose piccole e dalle cose fattibili nell'immediatezza, ma dobbiamo anche pensare in grande e avere una visione molto ampia. E naturalmente creare un'agenzia europea sulla veterinaria costituirebbe una centralità addirittura europea per la nostra città. E bisogna ripartire da queste cose. C'è bisogno in quel caso di un intervento anche di un governo nazionale, ma non è un argomento impossibile, perché le 42 agenzie europee che sono dislocate sul territorio europeo, alcune di queste sono collocate in città anche molto più piccole di Teramo, quindi non è un'impresa impossibile. Però quindi tornare a parlare un linguaggio comune che parta dalla città capoluogo e si estenda a tutta la provincia, perché effettivamente oggi noi siamo la Cenerentola d'Abruzzo. Grazie. D'Alberto, il secondo. Sì. Fermo restando che non siamo la Cenerentola d'Abruzzo, io credo che nel corso di questi anni si sia rialzata la testa in modo importante, significativo. Sull'Arca, semplicemente per precisare, noi abbiamo recuperato Palestini, che era stato abbandonato per una fase, per un periodo, ed è stata quella la riapertura, ma penso che siamo d'accordo sulla bontà del direttore e delle mostre, ma recuperando proprio una fase nella quale c'è stata l'interruzione dell'attività. Così come della cultura nella nostra città. Teramo città capoluogo è in essere. Teramo città capoluogo è determinata e data da una mole di investimenti che nel corso di questi anni siamo stati in grado di intercettare. Noi abbiamo preso una città in fallimento. C'è stata una fase nel 2017 in cui la città era esposta per 17 milioni di euro in termini di anticipazione di cassa, una città fallita in termini economici e anche di prospettiva. Oggi consegniamo una città con 240 milioni di euro di investimenti in cassa, molte opere cantierate, molte, come dicevo prima, già cantierabili e che vedranno ovviamente la luce nel percorso naturale dell'iter amministrativo. Ecco perché dico che il futuro di Teramo città capoluogo è già scritta. Teramo città capoluogo passa dalla vocazione culturale forte del suo territorio, dalla vocazione di Teramo città universitaria, dall'interlocuzione con le sue eccellenze, il lavoro che è stato fatto per la prima volta in questi anni di costruzione di una rete che faccia di Teramo città universitaria una realtà concreta, universitaria, ricerca le eccellenze del nostro territorio, che punti sulla sua storia e sulla la sua identità. Una vocazione culturale che è in atto con il recupero appunto degli spazi e con una città capoluogo che cresce tutta insieme. Abbiamo investito risorse, questo è molto importante, non solo per il centro storico ma per tutto il territorio frazionale. Per la prima volta abbiamo puntato alla valorizzazione dei borghi, cantieri aperti a Frondarola, Forcella, borghi storici che fanno crescere la città tutta insieme nel dialogo
con gli altri territori. Ecco cosa significa essere città vasta, è il collegamento, la riqualificazione attraverso un progetto che abbiamo portato avanti insieme a RFI dell'arretramento della stazione all'interno di una riqualificazione e rigenerazione complessiva della città, dell'area della Gammarana, che andrà a ricongiungere i due quartieri, è segno di una riqualificazione importante, ma anche di un percorso di connessione della città con la costa per agganciare l'alta velocità verso il mare. Questo è il progetto che abbiamo portato avanti nel corso di questi anni e che si proietterà verso il futuro nell'attività che nei prossimi 5 ovviamente continuerò a determinare per la nostra città e per la nostra comunità. Una forza che è data proprio dalla centralità del Comune di Teramo rispetto agli altri sindaci del territorio del cratere, cui ho avuto l'onore di guidare per combattere affinché le norme della ricostruzione venissero cambiate. Grazie Carlo Antonetti. Beh, dopo essere stati a Disneyland torniamo a Teramo. Teramo, centralità di Teramo, il centro di Teramo. Brevemente torno sul discorso del centro di Teramo, che è il cuore di una qualsiasi comunità. I parcheggi sono un problema serissimo perché allontanano oggi le persone che vogliono venire al centro storico, non soddisfano i residenti, non soddisfano i commercianti, sono i più costosi rispetto ad altre città limitrofe e creano un problema di poca attrattività del centro. Noi dobbiamo ricreare un'attrattività del centro e di Teramo nei confronti dei nostri cittadini, perché i cittadini devono essere orgogliosi di avere un centro che li rappresenta, che rappresenta la loro storia. Se noi non riusciamo e non siamo riusciti, perciò parlo di Disneyland, a costruire un percorso che valorizzi il nostro centro storico, che valorizzi i suoi percorsi archeologici, che valorizzi i suoi percorsi anche religiosi, che valorizzi un turismo per il quale un qualsiasi turista arriva a Teramo e avrà un centro di informazione, avrà delle guide, avrà una possibilità di avere in app tutte le indicazioni che sono necessarie, noi non saremo mai attrattivi. Ma il problema più grande è che oggi questa è una TV regionale, quindi non possiamo raccontare le storie ai cittadini della nostra regione. Perché dire che Teramo è la Cenerentola d'Abruzzo non vuol dire offendere Teramo, vuol dire offendere la situazione in cui Teramo è stata oggi trascinata, perché Teramo ha avuto momenti straordinari nella sua storia, fine anni 90, inizio 2000, nella quale ha avuto una centralità regionale sotto il profilo politico, sociale, economico, sportivo. Teramo deve riconquistare queste eccellenze che ha, ma per farlo deve aprirsi. Io l'altro giorno ho incontrato i sindaci che mi sono venuti a trovare, i sindaci dell'Aquila, di Pescara e di Ascoli Piceno, perché è un primo segnale di apertura nei confronti degli altri, del mondo che cammina, dell'economia che funziona. Noi ci dobbiamo rendere conto che siamo indietro, ci dobbiamo aprire. Perché, l'ho detto a loro, noi arriveremo, siamo qui per vincere, non siamo qui per continuare a pareggiare e non retrocedere. Bene. Quindi Teramo ha bisogno di riprendere la sua centralità con la provincia, con la regione, perché il leader vero non è quello che è lo slogan Teramo città capoluogo, il leader vero è quello che riesce a chiedere e a estrarre il meglio dagli altri. Quindi i nostri comuni della provincia si devono sentire orgogliosi di avere Teramo capoluogo, e dipende da noi, non da loro. Bene, grazie, noi ci fermiamo per l'ultima pausa, tra poco torneremo in studio per concludere questo confronto tra i tre candidati sindaci di Teramo. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio qui a Teramo con il confronto tra i tre candidati sindaci per le elezioni comunali. Una nuova domanda del collega del centro, Gennaro Della Monica. Parliamo di ricostruzione, parliamo anche di ripartenza. Nella ripartenza c'è anche la dimensione sportiva, della Teramo sportiva. Anche su questo, insomma, la grande disillusione, la Serie B che doveva essere, parliamo di calcio in questo caso, che doveva essere il traino, il treno dell'immagine di cui abbiamo parlato anche poco fa della città, si è trasformato in un boomerang, ahinoi.
Adesso c'è un progetto, credo credibile, che ha già ottenuto un risultato importante, significativo, parlando del calcio. C'è un nodo che è legato allo stadio comunale, dove però il Teramo non gioca. Ecco, anche questa è una questione complessa perché attiene al rapporto tra gestore, società, insomma privati, però cosa bisogna fare, cosa si può fare su questo? E aggiungo brevemente un'altra questione, il palazzetto di San Nicolò, che è un colabrodo, ci piove costantemente, anche lì problemi su problemi continui. Marroni. Questo è, allora, noi abbiamo tante società sportive, tanti ragazzi che praticano sport, ma non abbiamo una città pronta con le strutture sportive. Il problema dello stadio è un problema molto sentito in città ed è assolutamente un vulnus che la squadra cittadina debba andare a giocare a Montorio, lo abbia fatto quest'anno e lo debba fare anche l'anno prossimo. Cosa deve fare un sindaco per risolvere questa questione? Deve mettere ad un tavolo il gestore, il proprietario dello stadio, il gestore privato, e per quanto mi riguarda credo che bisogna trovare una soluzione pacifica per riprendere una gestione pubblica, per arrivare a una gestione pubblica di quello stadio, quindi trovare il modo per far sì che si trovi un accordo fra il privato e il comune di Teramo. E dobbiamo riportare appunto la squadra a giocare in città e deve questo diciamo il Teramo Calcio deve anche vedere recuperato, quindi tutto il mondo che gravita, gli sportivi, i tifosi che gravita attorno al calcio, deve anche poter rivedere restaurato in funzione il vecchio comunale, che è un po' il simbolo della nostra città. E anche da lì bisogna ripartire. E, prima facevamo riferimento anche alla struttura di San Nicolò, i problemi sono tanti e non dovremmo parlarne dopo 5 anni di amministrazione, perché questo è il minimo che un comune debba fare nella gestione degli impianti sportivi. Grazie, D'Alberto. Sì, il tema è enorme, noi abbiamo aggredito positivamente la problematica degli impianti che viene da lontano, se soffermiamo sul calcio, la riqualificazione del campo di Villa Vomano, il piano della Lenta che è stato abbandonato completamente con il finanziamento che è stato ottenuto, il cantiere che è in fase di avvio, la riqualificazione del campo di San Nicolò, che è diventato anche ovviamente una valvola di sfogo per tutta una serie di attività, la concessione in modo serio come concessione di servizi del campo dell'Acquaviva alla Bonolis, che sta gestendo in modo straordinario grazie al lavoro che il Comune ha fatto nell'impostazione anche del bando, perché la modalità delle concessioni e degli affidamenti sono fondamentali. Per quanto riguarda il calcio, mi soffermo sul tema caldo che prima richiamavi, non posso che ricordare come dalle ceneri siamo riusciti a far ripartire grazie agli imprenditori che hanno dato l'avvio al percorso guidato dal sindaco e dall'amministrazione comunale, la nuova società, la città di Teramo, che quest'anno ha vinto il campionato e si prepara ad un percorso di rinascita e di restituzione della dimensione che merita il calcio teramano, ed è stato un lavoro che abbiamo fatto insieme la scorsa estate per responsabilità su cui adesso voglio evitare di entrare. Guardiamo alla prospettiva che è legata anche al tema dello stadio Bonolis, su cui la mia amministrazione ha svolto sempre un ruolo centrale, intanto di risanamento del disastro del passato con una convenzione che era stata completamente scritta male e gestita malissimo in precedenza, che ha affrontato il tema sempre nell'interesse pubblico, senza mai piegarci alla gestione privata e all'interesse privato, e così andremo avanti a conclusione, a termine ovviamente del percorso dell'arbitrato che vedrà la conclusione nei prossimi mesi, lavorando affinché si rientri ovviamente a giocare a Teramo. Intanto abbiamo già deliberato e approvato la riqualificazione del vecchio stadio comunale, l'ho già detto e dichiarato più volte, attraverso un intervento di rigenerazione urbana, rimodulando i fondi del bando delle periferie, andando a restituire il vecchio comunale alla città nel piano e nel quadro di una rigenerazione più ampia che fa dialogare il vecchio comunale con la ricostruzione della casa dello sport, che non dipende dal comune, dalla ricostruzione della scuola San Giuseppe, quindi un assetto che consentirà di restituire un impianto sportivo storico ed identitario alla città di Teramo
ed è un ulteriore elemento importante, significativo di un potenziamento del quadro dell'impiantistica sportiva che è stato caratterizzato anche dalla riqualificazione degli spazi sportivi all'interno dei borghi, delle frazioni, perché lo sport è un tema centrale, fondamentale anche di qualità ovviamente della vita, così come della pista di pattinaggio. Telegraficamente noi abbiamo inserito proprio sulla base dei fondi della ricostruzione danni sismaneve l'intervento per la ricostruzione proprio del tetto, della parte superiore del Pala San Nicolò, che quindi finalmente vedrà la luce con un intervento che evidentemente qualcun altro dovrebbe chiedersi perché è stato realizzato in quel modo. Grazie Antonetti. Tema sport è un tema fondamentale in una società, perché lo sport è educazione, lo sport è prevenzione, lo sport è salute, lo sport è vita sociale. E per questo deve avere un'attenzione particolare in una comunità. Quindi lo sport deve essere affrontato sia da un punto di vista organizzativo da parte di un'amministrazione, sia da un punto di vista delle strutture. Il discorso dell'organizzativo è un discorso fondamentale perché, come si ricordava, ci sono tante associazioni dilettantistiche, di volontariato che svolgono attività sportiva, perché purtroppo in Italia lo sport non è pubblico ma è privato, e quindi questo costringe le associazioni a fare dei grandi sforzi e dei grandi sacrifici economici per portare avanti il discorso sportivo. Sarà necessario fare una consulta dello sport per fare in modo che amministrazione e associazioni dialoghino tra di loro per arrivare a creare un progetto complessivo di sport in città che possa essere un fiore all'occhiello e che possa attrarre anche eventi strategici e anche strutturali con stage internazionali e che possa essere quindi una risorsa anche turistica per la nostra città. E ovviamente lo sport non si fa con le chiacchiere, si fa con gli impianti. Bene, la situazione degli impianti a Teramo è una situazione drammatica. Cominciamo dal palazzetto dello sport, che è un palazzo, Palas Capriano, è un palazzo praticamente abbandonato. Sono 10 anni, io sono rientrato quest'anno per la prima volta nel palazzetto per fare un evento internazionale, forse uno dei pochi in questa città, e ho visto quello che era praticamente il palazzetto di 12 anni fa, ovviamente con 12 anni più di età. Quindi il palazzetto è un problema serio che va affrontato. Il palazzetto dello sport di San Nicolò è un altro palazzetto che è fatiscente, come diceva lei, ha delle perdite. Qui in 5 anni oggi si pensa che forse si farà il tetto. Peraltro è diventato, in questi giorni sarà teatro e ospiterà praticamente l'Oktoberfest che si farà ad aprile stranamente in palestra per fare la festa della birra e costringendo una squadra a non giocare in quel campo, la squadra di pallamano femminile. Dopodiché abbiamo il problema dello stadio. Io sono molto preoccupato quando sento che nonostante tutto, nonostante ormai l'amministrazione sia in conclusione di attività, si dica che il vecchio stadio già è stato previsto cosa fare nel vecchio stadio, quando abbiamo uno stadio che comunque è l'eccellenza degli impianti sportivi di questa città. Siamo riusciti ad andare a giocare a Montorio, il sindaco uscente ci dice che la convenzione è una convenzione che è stata rivista. Dobbiamo accelerare. Quantomeno non rivista, andiamo. Comunque una convenzione, quando c'è una convenzione ci sono dei diritti dei contraenti e noi dobbiamo fare in modo, un'amministrazione seria deve cercare di mettere d'accordo i contraenti e comunque risolvere il problema, perché Teramo, la squadra di Teramo non può giocare, ringraziando Montorio, a Montorio. I cittadini e i tifosi meritano una squadra che gioca qui, quindi impiantistica sportiva e problema stadio è un problema che va risolto subito, al di là delle questioni burocratiche e legali. Va trovata una soluzione e noi questa soluzione la troveremo. Grazie Gennaro Della Monica. Allora, l'ultima domanda ai tre candidati sindaci, almeno per questa tornata, perché poi ci troveremo tra 2 settimane con il rush finale di questa campagna elettorale. Siamo a 2 settimane dalla conclusione della campagna elettorale, di fatto è poche ore di più dal voto. Come affronterete questo rush finale, come si dice in gergo? Dateci qualche anticipazione. Da domani cominciano ad arrivare nomi importanti della politica nazionale a sostegno, insomma, dei vari candidati. Ecco, diteci qualche sorpresa che i direttori si possono.
Certo, assolutamente. Anche quello è un tema. Ad esempio, ecco, in questo Maria Cristina Marroni ha già presentato un suo organigramma, quindi sì, anche è stato un argomento di 5 anni fa, 9, 7, 5, 6, l'assetto della giunta potrebbe essere, è un argomento sicuramente che interessa e che vi chiama a dare una risposta, insomma. Allora, D'Alberto. Sì, intanto sulla prima sollecitazione, ma sarà una campagna elettorale che ovviamente proseguirà con l'obiettivo, insomma, di confronto con le comunità, con della nostra città, con i cittadini, quindi in questa seconda fase, insomma, la presenza di esponenti appunto politici la vedremo, ma la mia intenzione, la mia volontà è proseguire nel percorso, insomma, che comunque ho già tracciato all'inizio di questa campagna sulla falsariga anche della precedente, quindi un confronto con le comunità, con i cittadini, la presenza significativa del candidato sindaco, che non ha bisogno di essere commissariato da sindaci o da realtà di altro territorio per venire ad essere legittimato. La nostra legittimazione è una legittimazione che è stata conquistata sul campo, una serie di interlocuzioni che ci hanno consentito di intercettare tutte queste risorse nel corso di questi anni, a prescindere dall'appartenenza politica dei vari livelli istituzionali. Anche la teoria della filiera è una teoria farlocca, quindi la legittimazione dobbiamo trovarla nel senso della nostra comunità, nella forza, nella capacità di investimento che nel corso di questi anni abbiamo assolutamente trovato ed intercettato. Sull'assetto della giunta, come ho già detto in altre occasioni, ci sarà un rinnovamento, una forza della continuità con l'attività e il percorso politico-amministrativo, ma che avrà la capacità anche di rinnovarsi, ma le stesse liste che sono nate con una presenza di tanti giovani, di energie nuove all'interno della composizione, è segno anche che il prossimo percorso amministrativo dei prossimi 5 anni sarà caratterizzato dal rinnovamento nella continuità e nella forza dell'attività di questi anni. Sulla giunta ho già detto che mi riserverò 2 assessorati appunto in capo direttamente al sindaco, e per il resto ovviamente sempre il sindaco deciderà nella interlocuzione con le forze politiche, nell'ottica e civiche ovviamente della squadra, nell'ottica appunto di una continuità che oggi ci consentirà di poter continuare a crescere. Ora Teramo può, rispetto a 5 anni fa, rialzare la testa e proseguire in questo percorso di crescita che in 5 anni ci ha consentito, come dicevo prima e chiudo, di prendere una città in uno stato di fallimento e consegnarla al futuro con un piano di investimenti e di prospettiva che mai in passato la nostra città ha conosciuto. Grazie Carlo Antonetti. Beh, ho prenotato una vacanza di 10 giorni da oggi fino al 12. No, è entusiasmante, la campagna elettorale è entusiasmante perché proprio con lo spirito per il quale è nata la mia candidatura è una stare vicino ai cittadini, insieme ai cittadini, ascoltare i cittadini e prendere energia da una comunità che prende sempre più coscienza che la rassegnazione deve andare in soffitta, la tristezza deve andare in soffitta e dobbiamo tornare a essere entusiasti, orgogliosi e con una visione di progetto di città nuova, moderna, inserita in una dinamica nazionale. Quindi è entusiasmante perché incontrare, conoscere luoghi così belli, frazioni, quartieri, io ho sempre detto Teramo è una, non può essere Teramo, frazioni e quartieri, tutti i cittadini delle frazioni, dei quartieri di Teramo si devono sentire teramani, oggi non è così, noi dobbiamo ricostituire questa identità dove tutti sentono di appartenere a una comunità di cui sono orgogliosi. Quindi questa campagna elettorale vedrà ovviamente, e devo ringraziare tutti i candidati, perché i candidati hanno manifestato una prova di coraggio, perché mettersi in gioco per la propria città, impegnarsi per la propria città è un momento di grande partecipazione. Io sono orgoglioso e onorato di averli al mio fianco e di aver scelto di appoggiare me, e questo è il punto fondamentale che ovviamente adesso vedrà degli appuntamenti di incontro, di sollecitazione, di conoscenza dei cittadini che sono al centro di questa mia campagna elettorale e soprattutto della mia azione politica successiva. Per quanto riguarda il discorso della giunta, io sono molto chiaro, la giunta è lo strumento più importante, no, di un'amministrazione,
Io considero una città una squadra ha dei ruoli, questi ruoli devono essere ricoperti da chi ha le competenze per farlo, quindi gioca così come nello sport, chi è bravo giocherà, chi è meno bravo andrà in panchina e chi è meno bravo ancora magari andrà in tribuna, però con l'idea che la squadra è una, si gioca a 2 minuti, si giocano 20 minuti, 80 minuti, la squadra è una e dobbiamo giocare per vincere tutti, quindi giocheranno i migliori, sarà un'aggiunta di grande qualità, i tempi saranno ristretti, ma quello che ci tengo a dire è che questa squadra dovrà consentire il rilancio di questa città. Abbiamo pochi giorni per cambiare il volto della nostra città, abbiamo pochi giorni per far decidere ai cittadini di avere in mano le sorti dei loro figli, delle persone anziane e di loro stessi, e c'è un modo solo: partecipare alle elezioni, ed è la cosa più importante. Dopodiché c'è un modo solo, quello di scegliere tra il declino, tra stare ancora 5 anni a pensare cosa si dovrà fare nei prossimi 5 anni o decidere un cambiamento, un rinnovamento vero e una nuova pagina di Teramo che deve essere scritta con orgoglio, entusiasmo e con visione strategica, moderna e inserita in una dinamica nazionale e perché no internazionale. Grazie Maria Cristina Marroni. Sarà una campagna, la mia, molto propositiva, come è stata dal primo giorno. Io metto in campo proposte non superficiali, molto dettagliate, su argomenti che reputo necessari per questa città, non ultimo ieri l'housing sociale, un tema fondamentale, e sarà una campagna elettorale di grande ascolto, come dicevano naturalmente anche i due colleghi, e sarà una campagna elettorale credo con un livello di interlocuzione anche tra noi molto civile, molto, molto rispettoso. La campagna elettorale è un momento, condivido, molto entusiasmante, e dico sempre, non è la mia prima campagna elettorale, una campagna elettorale è sempre un momento umanamente arricchente, diciamo che è un momento molto forte sia in senso positivo che in senso negativo, perché poi quando negli ultimi giorni poi si accendono quegli motori che devono portarti proprio al traguardo, naturalmente poi i toni si eleveranno necessitate, e devo dire che però siamo, insomma, abbiamo le spalle forti e siamo abituati e sappiamo anche come reagire. E già sono successe delle cose molto belle, perché alcuni miei candidati giovani hanno voluto fare questa esperienza dicendomi che per loro era un inizio di un percorso e che, come io gli avevo dato insegnamenti nella scuola e nella vita, avrei dovuto dargli anche insegnamenti nella politica per cominciare un percorso che per loro inizia oggi ma non finisce oggi. Io ho già presentato la nuova giunta comunale, ho razionalizzato le deleghe per argomenti, perché un punto di debolezza che io notavo nel comune, sia quando ho fatto il consigliere di opposizione che quando ho fatto poi l'assessore e il vice sindaco, era proprio che alcune deleghe erano separate tra assessori e quindi era difficile lavorare in maniera efficiente, e poi ho creato degli assessorati credo molto importanti, come l'assessorato alla famiglia, su cui io punto molto, dove ho inserito anche la pubblica istruzione, e l'assessorato alle frazioni, per creare una sinergia forte fra la periferia e il centro e la periferia, e l'assessorato all'enogastronomia. Questi sono gli assessorati proprio nuovi, e ho già dichiarato che in 72 ore la mia giunta sarà pronta, perché io so già precisamente cosa fare e chi collocare dove. Bene, io ringrazio i 3 candidati sindaci al Comune di Teramo, ringrazio soprattutto il collega Gennaro Della Monica del quotidiano Il Centro, che ormai tra qualche ora in edicola ci proporrà anche un ampio resoconto con anche le foto del backstage di questo importante appuntamento per la città e per Rete 8, che vi ha portato nelle vostre case il confronto tra i 3 aspiranti, uno dei quali diventerà sindaco nel primo o nel secondo turno se dovesse essere necessario il ballottaggio. Noi ci vedremo per una seconda tribuna elettorale con i 3 candidati tra 2 giovedì, che sarà l'ultimo di campagna elettorale. Intanto vi auguriamo una buona serata e arrivederci alle prossime occasioni con le nostre tribune elettorali.